E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sempre qui sul nostro Gno Moria. Stavo per dire da Moria. E ti pareva che mo che cominciavo a registrare cadevano tutti addormentati. Comunque, vediamo un pochettino cosa ho fatto mentre non registravo. Siamo arrivati al quarto giorno di primavera. Allora, questo qui è uno stockpile dove ci mettiamo tutto. Questo qui ci mettiamo solamente in legno. Stockpile dove abbiamo solo un goods, ovvero il legno. Tutte le cose fatte in legno. Poi, qui giù. Ho scavato perché avevo visto che c'era un po' d'acqua e qui andremo a costruire, se Dio vuole, il nostro pozzo dove prendere l'acqua. Poi andiamo sempre più in profondità. Ho creato questa zona che però qui è uscita male. Anche qui è uscita male. Quindi questo qua. Dobbiamo toglierlo. Tac. Tac. Perché dobbiamo farla omogenea al resto del mondo. Sta salvando. Proprio adesso. E niente, qui andremo a fare più o meno la nostra casa e un po'. Aspettate un attimo. Ecco. Ah no, questo è il massimo di zoomata, ok. Poi andiamo sopra, vediamo cosa stiamo facendo. Qui ho messo a trovare tutto il cibo possibile e a raccoglierlo. Abbiamo 560 di cibo. Qui la nostra diciamo la nostra fattoria cioè l'hanno completata e infatti gli animali già ci stanno dentro. Yak pasture, ecco qui. E adesso però dobbiamo creare la nostra farma. Mettiamo farm. Ne facciamo una. Quest'alberello proprio davanti ai coglioni però. Facciamo così, mettiamo priorità sempre 1 e facciamo il grano. In questa farm faremo il grano, mentre in un'altra che andremo a fare. È un po' troppo ammucchiata sta zona comunque. Non va bene. Tutti che vanno a bere, ma nessuno che dorma qua. Nessuno che cerca un modo di. Perché si illumina questo? Ah, perché c'è la luce. No, l'altra farm la dobbiamo fare. Dove cazzo sto facendo? Farm qua, per forza qua. La facciamo così, è una farm di merda. È venuto un po' male così. Ci mettiamo le strawberry. Adesso se si muovono a raccogliere tutto il legno questi. Riusciremo a fare anche una bella cosa se si muovono però. Nel frattempo ragazzi, vediamo un pochettino il crafting, come funziona. Nel frattempo che loro si mettono a fare le cose loro. Ancora state raccogliendo roba? Perché ne fate una alla volta? Ma. Allora si fa build, workshop. Prima di tutto dobbiamo creare una workbench. E allora, vediamo un attimo. Con R si muove, si ruota la nostra cosa. Vediamo, gli utensili li mettiamo qui. Per il momento. Vediamo quanto ci. Eccolo qua, già la stanno costruendo. Allora, un oggetto è in coda quando è giallo, è in verde quando lo stanno venendo a costruire, è rosso quando non ci sono i materiali per poterlo costruire. In sostanza, noi cosa faremo con questa crude, con questa workbench proprio grezza, grezza la vergogna. Acceleriamo un po'. Andremo a costruire tutti gli altri utensili che ci serviranno per costruire tipo le mura, per costruire i letti, per costruire le statue, per costruire. Il pozzo per costruire un sacco di cose. Raccogliete rapidi. Però mi dovete venire a tagliare le foglie qua, porca puttana, che devo abbattere quegli alberi. Allora, vediamo se l'hai costruita. Ok, l'ha costruita.
Vediamo cosa si può fare nella workbench. Nella workbench possiamo creare le plank, la sedia, la workbench e il kisel. Io direi che però, ragazzi, dovete sempre fare in questo modo. Premete il tasto destro, andate su build, workshop, e poi da qui vi costruite tutto quello che volete. Vediamo. Ci serve una sawmill. Allora, per creare la sawmill ci serve una workbench, una sedia e una saw blade, che se andate qui si crea nello stone mason workshop. Vediamo nello stone mason workshop. Andate su stone e fate stone mason. Ok, questo qui possiamo crearli tutti. Ok, allora posizioniamo tutto qui accanto. O no? Come vogliamo fare? Allora, questa qui sarà la zona legno, questa qui sarà la zona roccia. Vediamo. Dovete venirla a costruire però. Che ci vuole anche un kisel. Per fare il kisel, ecco, stanno venendo. Per fare il kisel ci vuole, vabbè, la roccia normale. E aspettiamo che la costruiscono. Ovviamente ci metteranno tipo una vita, perché con la workbench cruda ci vuole un sacco di tempo per costruire la roba. Poi ovviamente noi faremo la sawmill, sarebbe tipo la sega, e quindi ci metterà meno tempo. Vedete, ci ha messo 3 ore. Poi vediamo un attimo, per fare il pozzo... Fornitura... Dov'è il pozzo? Well, eccolo qua. When build over water, it provides a place... Ah. Un blocco che si fa dallo stone cutter e un plank, vediamo. Possiamo piazzarlo qui. Perfetto, poi dopo magari lo piazzeremo. Tu però, amico, ti devi dare una mossa. Vediamo qui a che punto stanno. Stanno piazzando un sacco di roba. Vediamo qua quanta roba abbiamo. Contiene 1199 di clamp, 1348 di redstone e 85 log. Le yak che vanno in giro così, a muzzo. Allora, questo qui lo dovremmo aumentare però. No, non si può. Pull stock. Questo che cazzo significa? Boh. Mannaggia, un attimo. Allora ragazzi, c'è stato un attimo di interruzione. Allora, mi sono dimenticato dove eravamo rimasti. Vediamo. Dovevano fare la farm. Se magari si fottono a muovere, porca la troia. Ah no, stava costruendo il tipo qua. Ma che cazzo, perché lo levi dal... Ma sei cretina. Ma... Cioè, avete visto? Ha tolto il coso. Bastardi. Fanno perdere solo tempo. Vai, lavora e fai veloce. Per fare una workbench ci vogliono 6 plank, per fare una sedia ce ne vogliono 4. Ah. Vediamo se si muove questo. Ah, ma perché io non ho messo priorità forse? Ecco qua, priorità 1, veloce, rapido! Anche questo qua. No, questo non lo posso fare ancora la priorità.
Allora, raccogliete questo e mo' ognuno... Avete finito, mo' ognuno si deve mettere a fare quel cazzo che gli deve... Che gli è stato ordinato. Perché qua stiamo cominciando a perdere un po' troppo cibo, un po' troppo di tutto. Madonna, ma siete stronzi però, ma perché li mettete qua? Perché li porti qua? Che mo questo si deve fare il giro di Dio. Ah no, devo bloccare sta cosa allora. Eh no, la dobbiamo lasciare per forza, perché... Si deve lasciare per forza, ragazzi. Allora, qui dobbiamo creare un altro stockpile. Annaggia la puttana, annaggia! E se tipo spostassimo tutti gli stockpile qua giù? Allora, qui, in questa zona qua ci facciamo il magazzino, ho deciso. Ho deciso. Questo sarà il magazzino. Guarda quanto è grosso, mamma mia, quanto è grosso. Dai, venite a fare una cosa veloce. Guarda che ha fatto la workbench quello, quanto è bravo. Allora no, dobbiamo un attimo bloccare questo. Stockpile. No, qua non ci mettete più niente. Vediamo se la vengono a prendere. Guarda come sposta tutta la legna. Bravo, bravo. Bravo, bravo, sei un grande. Però ti devi fottere a muovere, figlio, è bello, eh. Qui ci faremo il magazzino di tutto. Di tutto. Mine, diciamo... Così deve essere più grande possibile. Ma voi quali state a fa'? Guarda che cazzeggiano questi. Comunque ragazzi, se non sbaglio, i giorni si dividono tipo in... i mesi? Cioè le stagioni si dividono in 15 giorni, 20 giorni, una cosa del genere. Bravi, ce l'avete quasi fatta. Questa è tutta terra, ce la fate subito, dai. Che siete bravi. Così mi piacete. Non vi addormentate ora. Madonna, se si addormentano ora. No, la roccia, no. Dai, supersonico. Allora. Stockpile. Qua ci mettiamo tutta la merda. E mettiamo priorità 1. Mettiamo goods. No, allora non possiamo fare così. Allora, no, non tutto i goods. Mettiamo questo. Stone. Mettiamo. Carbone, silica anche, le gemme sì, e basta. Mentre da quest'altro lato ci mettiamo il cibo.
mettiamo priorità 1 e mettiamo food. Se si potete muovere e anche da bere. Ok. Guardate come puliscono. Siete dei bravi spazzacamini. L'ha creata qua. Oh, finalmente adesso bisogna solamente costruire lo stone mason. Oh, sempre sia lodato. E adesso però bisogna fare la sawmill. La mettiamo qui accanto. Vai che ci sei. Ecco qua, finalmente abbiamo creato il nostro stone mason. Che si può fare? La porta. La porta di pietra, il tavolo, la sedia, il kisel, la saw blade, knife, earth, eh? Ok, allora direi di any block. No! No, non ci credo. Mi ero dimenticato stone cutter. Mi ero dimenticato, mannaggia. Workbench, ok, stone cut, ok. Mi ero dimenticato, signori, mamma mia. Ho fatto una grande cacata perché dovevamo fare così. Allora, storage crate, ne abbiamo 3. 1, 2, 3. Storage barrel, ne abbiamo 2. 1 e 2. One, two e three. Guarda come arrivano belli. Adesso tutta tutto il cibo lo metteranno qui dentro. Se non sono pieni, ovviamente. Ecco, no, vedete, già lo stanno mettendo tutto. Adesso mettono anche i barili per le bevande. Ma un farmer del demonio dov'è? Allora, professione, dov'è? Farmer, foraging. Ma ti vuoi muovere questo foraging? Dai che manca poco e avete finito, dai. E dorme, e vabbè, dormi tu. Comunque ragazzi, direi che per questo video possiamo salutarci qui, noi ci vediamo con il prossimo, mettete mi piace, condividete, commentate, fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo, datemi un segno che siete vivi, alla prossima e ciao ciao!